Tornelli per questo evento straordinario per quanto riguarda la revocazione dei Vespri dei Vespri. Soveritani. I Vespri Soveritani risalgono al 1806, durante l'occupazione francese, la seconda occupazione francese. Soveria è molto importante, anche se è poco ricordata nei libri di storia, ma è molto importante perché la scintilla che poi fece scoppiare la rivolta e la nascita dei briganti e tutto quello che segue, nacque proprio a Soveria, per un episodio che noi questa sera Revochiamo. rievocheremo. L'episodio, molto brevemente, è questo. Un ufficiale francese tenta di violentare una ragazza del posto. Sopraggiunge il marito della ragazza e uccide il francese. Il popolo si ribella a questo atto. E inizia la rivolta che provocò l'uccisione di 20 soldati francesi, che un'intera guarnigione, insomma, che era ferma qui a Soveria. Intervenne addirittura anche l'allora re Francesco, che venne, Giuseppe. Giuseppe, che venne anche a Soveria nel palazzo. Abitò in quel palazzo lì, ecco, vede, non so se può girare la telecamera e vederlo, quello lì è il palazzo Passalacqua. Palazzo Passalacqua, che ora è Palazzo Marasco, e fu ospite, vi furono gli ufficiali francesi e poi addirittura anche il re. E i Vespri Soveratesi, sì, questa diciamo è un'altra di quelle nostre che stiamo seguendo, di L'associazione rievocazione storica. Morai, per esempio, in prima Sempre fila. in prima fila. È promotore di tutto questo, Promotore. di quello che succede nel territorio calabrese, di quel periodo che noi portiamo avanti del decennio francese, sia da Giuseppe Buonaparte che di Murat, di Gioacchino Murat, anche perché noi ci colleghiamo sempre a quella nostra rievocazione che facciamo ogni 2 anni a Pizzo, dello sbarco, cattura e fucilazione di Gioacchino Murat. Voi partecipate attivamente a questo evento di oggi. Noi partecipiamo attivissimamente perché, diciamo, col professore e capolupo l'abbiamo un po' plasmata e creata noi, questa qua. È un fatto storico che è successo davvero qui a Soveria Mannelli nel 1806, di un soldato francese che purtroppo, ahimè, ha molestato una ragazza. Poi c'è stato un subbuglio nella popolazione, però i francesi non se l'hanno saputa tenere e hanno fatto uno sterminio nella popolazione. Quest'anno è la seconda edizione della rievocazione storica dei Vespri Soveritani, un evento che ha segnato la vita della nostra comunità, che ne segna l'identità. È la seconda edizione che siamo riusciti a fare con il contributo del Ministero della Cultura, la Direzione Generale degli Spettacoli. L'abbiamo accompagnata con dei convegni storici e storico-letterari. Abbiamo sia lo scorso anno che quest'anno fatto un approfondimento storico nella prima giornata. Lunedì ci sarà un incontro con le scuole, con gli istituti superiori che hanno anche proposto un progetto in partnership con il comune per il recupero della Fontanella dei Francesi, dove diciamo storicamente c'è una lapide che ricorda gli eventi del marzo del 1806. È un evento che ha moltissime tracce storiche, importantissime durante il decennio francese. L'episodio è antifrancese, ma questa comunità devo dire che è stata anche interessata favorevolmente pure dal periodo di dominazione francese, perché il comune è nato durante quel periodo. È stato costituito il comune nel 1807.